È arrivata la nuova barra di Sportastish, eccolo qua, spero di pronunciarlo bene il nome. È una barra entroporta che andiamo subito a testare. Andiamo ad aprire la confezione. La barra si presenta come questa bellissima impugnatura in schiuma espansa, immagino. Questi sono due supporti che possono essere avvitati alla porta utilizzando queste viti, immagino, che le istruzioni non sono molto esaustive, nel senso che non c'è un foglio a corredo, ma è abbastanza semplice comprendere come chiaramente la porta. Ecco, questi due supporti vanno avvitati, vanno utilizzati agli stipiti della porta, per cui posso potenzialmente fare questa cosa con una vite qui, ne metto altre tre qui. Ok, questo lo avvito allo stipite della porta, avvito tutto questo oggetto allo stipite della porta, dopodiché andrò ad incastrare la mia barra in questo modo. Questo favorisce chiaramente una migliore pressione sugli stipiti stessi e una migliore resistenza della barra che deve sorreggere il mio peso. Come per le altre barre, anche in questo caso di questo tipo, anche in questo caso abbiamo la possibilità di estendere la barra stessa svitando l'estremità. La sensazione è che la barra sia molto performante e che questa impugnatura sia molto comoda. Anche se io consiglio sempre di abbinare i guanti, che poi linko nella descrizione, dei guanti da palestra di un certo livello che consentono di eseguire gli esercizi in tutta sicurezza e comodità. Andiamo a provarla sulla porta e vediamo come va. Eccoci, ho preparato la barra della dimensione della lunghezza che ci serve più o meno. Ovviamente qua svito e avvito i pomelli per allungare o stringere la barra. In questo caso la barra è praticamente pronta per essere utilizzata, manca solo l'ultimo avvitamento che posso fare in questo modo. La barra si avvita in un senso e nell'altro senso. Faccio un po' di prove. Stabilisco che a un certo punto non si stringe più di tanto, è sufficiente la durezza con la quale la barra risponde nel girare, per cui posso appendermi e fare le mie trazioni. Ottimo.